Per quale motivo la provincia non deve essere considerata dai cittadini come un ente inutile, una sovrastruttura? L'utilità dell'ente provincia fa parte del dibattito politico di questo momento, anzi ho letto anche che in alcune proposte per i fondi, risanamento, ammortizzatori sociali spesso si parla anche dell'abolizione delle province e quindi del recupero di soldi per finanziare cose più utili. Io penso, come tanti cittadini italiani, che se l'ente provincia debba semplicemente rappresentare una sovrastruttura comunale che rallenta i processi decisionali, che burocratizza ulteriormente le pratiche, l'iter di tutti i processi di governo locale, mi trovo tra coloro che pensano che sia anche utile. Tra l'altro anche negli anni 70 si è dibattuto a lungo sul superamento della provincia con l'idea dei comprensori, poi che è stata successivamente abbandonata. Credo però che in una provincia piccola come la nostra, di 205.000 abitanti, che noi abbiamo osteggiato come scelta perché è un ambito troppo piccolo di territorio, abbia oggi la necessità di mettere insieme tutte le risorse, la famosa governance, no? Tra tutti gli attori protagonisti di questa nostra realtà, per un governo che riguarda poi un ambito territoriale, va da Cupra fino a Sopra Ascoli. Può essere utile un coordinamento, perché non possiamo limitarci a registrare fenomeni di globalizzazione, la crisi, la finanza, il commercio, eccetera, l'immigrazione, e poi chiuderci dentro i nostri piccoli comuni nel governo di problemi così grandi. Quindi la proposta del turismo, i fenomeni, il nuovo turismo che viene dai paesi dell'est, il problema infrastrutture, il problema viabilità, su queste questioni la provincia può svolgere un ruolo di supporto ai comuni, di coordinamento del territorio, di slancio e di forza politica, perché non vogliamo essere l'ultima provincia di questa regione.